Amici di Player Inside, anche e soprattutto durante le 3 2021, immancabili le news della settimana, la domenica. Sigla. Ieri sera si è tenuto l'Ubisoft Forward, che abbiamo seguito in live insieme a voi. A proposito di live, vi ricordiamo che stasera si terrà la conferenza Xbox più Bethesda. Inizieremo a seguirla a partire dalle 18.30. Mi raccomando, vi mettiamo il link nel primo commento in evidenza, ma torniamo a Ubisoft. Sicuramente uno degli annunci più importanti riguarda Mario plus Rabbids Sparks of Hope, nuovo capitolo del tattico ad opera di Ubisoft Milan in collaborazione con Nintendo, in esclusiva per Switch. In questo capitolo Mario e Rabbids saranno affiancati da nuovi personaggi come gli Sparks e una Rabbid Rosalinda pigrissima. Ammetto che il trailer mi ha esaltata non poco essendo fan del primo capitolo, infatti ecco la mia reazione sobria. Oh mio Dio! No, Rabbid Stella! Va bene, me ne sto andando subito. Ma purtroppo non c'è ancora una data se non un generico 2022. L'altro annuncio sicuramente interessante è un gioco open world basato sul film Avatar dal titolo Frontiers of Pandora, realizzato con lo Snowdrop Engine e pensato esclusivamente per la nuova generazione. Dal punto di vista grafico il trailer in engine in effetti faceva la sua figura, ma non si sono viste vere fasi di gameplay. Secondo quanto annunciato da Ubisoft, il gioco dovrebbe uscire nel 2022. Ci crediamo? Inaspettato l'annuncio di un contenuto aggiuntivo per Far Cry 6 che ci mette nei panni dei tre famosi cattivi della serie, Vaas, Pagan Min e Joseph Seed. L'idea ci piace non poco, ma si tratta di un contenuto accessibile solo con l'acquisto del Season Pass o delle versioni Gold, Ultimate e Collectors di Far Cry 6. Telefonatissima invece la presenza di Just Dance 2022, che uscirà il 4 novembre e... vabbè ragazzi, è Just Dance. Ubisoft ha inoltre annunciato che Assassin's Creed Valhalla sarà supportato anche per il suo secondo anno, per la prima volta nella storia della serie. Infatti quest'estate uscirà un DLC ambientato a Parigi. In autunno arriverà l'immancabile e gradito Discovery Tour, che permette di visitare i vari monumenti storici come se fossimo dei turisti. E poi si prevedono ulteriori novità non ancora annunciate. È stato mostrato un lungo trailer di Rainbow Six Extraction, che ci immerge in una lotta contro delle creature mutate in squadre da 1 a 3 giocatori in PvE. Extraction uscirà il 16 settembre 2021 in cross-gen, ma non si arresta il supporto a Rainbow Six Siege, che ha mostrato un trailer del nuovo difensore Thunderbird e promette il crossplay tra piattaforme in streaming e PC già dal 30 giugno e tra console Xbox e PlayStation dal 2022. Annunciata anche la data d'uscita di Riders Republic, il multiplayer sugli sport estremi, che arriverà nei negozi il 2 settembre 2021. Rocksmith Plus è un modo per riportare in auge un titolo che insegnava a suonare la chitarra, riproponendole le strutture ma espandendola, promettendo anche un supporto più a lungo. Uscirà su praticamente tutte le piattaforme tranne Switch il 2 settembre. Infine, per quanto riguarda Ubisoft, il DLC Bloodline di Watch Dogs Legion con Aiden Pierce di Watch Dogs 1 e Branch del 2 uscirà il 6 luglio. In generale quella di Ubisoft è stata una conferenza onesta. Ragazzi, era troppo presto per un nuovo Assassin's Creed e in effetti qualche sorpresa interessante, almeno per me, c'è stata. Anche perché alla fine Yves Guillemot ha spiegato che è stato un anno difficile, bla bla, lo sappiamo, ci sta. Vi ricordiamo che insieme a voi abbiamo seguito anche l'evento di apertura delle 3 2021, ovvero Summer Game Fest di Geoff Keighley, che trovate in questo link sulla i che sta passando in questo momento. Per quanto riguarda le altre novità invece che abbiamo seguito insieme a voi, vi riportiamo le news più sostanziose provenienti dall'evento Devolver Digital e dal Koch Media Prime Showcase. L'evento Koch Media non è stato sicuramente dei più emozionanti, era più un evento rivolto agli azionisti e agli addetti al settore, con tante interviste, tante chiacchiere, che onestamente ci hanno abbuffato le palle. Ma l'azienda ne ha approfittato per presentare al pubblico la sua nuova etichetta Prime Matter per i suoi giochi premium. Tra questi Dolmen, un Souls-like di Massive Work Studio in cui l'umanità si trova tu per tu con il rischio dell'estinzione, e poi la versione Nintendo Switch di Kingdom Come Deliverance, Payday 3 di Starbreeze Studios, King's Bounty 2, Scars Above, Codename Final Form e Encased. Per Devolver Digital si è trattato più che altro di una presentazione di tanti titoli indie che potete recuperare a questo video non nostro ma ufficiale di Devolver Digital, che sta passando in questo momento sulla in sovrimpressione. Da riportare agli onori della cronaca però, per quanto ci riguarda, Shadow Warrior 3, che era sì già stato annunciato ma che è stato mostrato all'evento Devolver Digital con un secondo trailer di gameplay. In occasione delle 3, Devolver Digital ha reso gratuito Titan Souls su Steam fino al 14 giugno alle
alle ore 19. Una volta scaricato rimarrà vostro per sempre, quindi approfittatene. E per quanto riguarda Elden Ring, vi ricordiamo che ve ne abbiamo già parlato in un video dedicato immediatamente successivo all'evento Summer Game Fest, ci sono però ulteriori succosi dettagli. Il gioco di From Software permetterà la personalizzazione del personaggio iniziale non soltanto per quanto riguarda il suo aspetto, ma anche per le caratteristiche del personaggio stesso, quindi per poter creare una build di partenza per poi plasmarla in base alle proprie esigenze, esattamente come nei Souls e in Bloodborne, ma non come in Sekiro. Inoltre è stato confermato l'open world caratterizzato dal ciclo giorno-notte il tempo variabile. Oltre a questo, sul sito ufficiale, non senza qualche traduzione un po' così, ci sono tanti dettagli in italiano che potete andare a leggere personalmente, perché effettivamente ricostruiscono quella che è la lore di Elden Ring e quindi gettano le premesse per una nuova era dei titoli From Software a partire da questa collaborazione con Marvel. Passando alle altre notizie, premettiamo però che chiaramente, essendo in pieno clima E3 2021, è ovvio che si aspettino le notizie provenienti direttamente dalla kermesse che una volta avremmo definito Los Angelina. Adesso è solo online, va bene. Per quanto riguarda PlayStation 5, il problema annoso dei bagarini o scalper, infatti Jim Ryan di Sony si è detto incazzato. Frustrato e arrabbiato sono stati gli aggettivi che Jim Ryan ha attribuito a se stesso in relazione al problema dei bagarini, poiché effettivamente, secondo Jim Ryan e secondo Sony tutta, pur cercando di mettere in atto delle pratiche che possano scoraggiare in qualche modo l'operato di bagarini, bot, scalper e quant'altro, effettivamente non si riesce a fronteggiare bene questo problema. Quale potrebbe essere quindi la soluzione definitiva a questo problema proprio a distanza di pochissimi giorni dal lancio del bundle PS5 più Ratchet & Clank Rift Apart, che è esaurito subito neanche a dirlo? Beh, non spetta a noi deciderlo. Se vogliamo, Microsoft ha posto dei limiti all'azione repentina dei bagarini e degli scalper, dando la priorità massima agli utenti del programma Xbox Preview per poter acquistare la propria console. Sony non ha un programma di questo tipo e per certi versi la pratica verrebbe vista quasi come antipatica dalla maggior parte degli utenti che vorrebbe accaparrarsi una PlayStation 5 una volta per tutte. Ma crisi dei semiconduttori, 2020, pandemia e tutto ciò che ne consegue, e il momento un po' di madrem che stiamo vivendo, effettivamente hanno portato a questa penuria di console. E, come esattamente la scorsa settimana e due settimane fa, sotto questo punto di vista non è cambiato un bel cazzo. Però almeno adesso sappiamo che Jim Ryan di Sony è incazzato. Beh, se non altro sono incazzati pure loro, i capoccia di Sony, e quindi forse qualcosa si smuoverà. No, e se Sony è incazzata con i bagarini, Microsoft è incazzata con Sony. Phil Spencer infatti ha fatto partire una bordata, una frecciatona, altro che frecciatina, nei confronti di Sony, perché a detta sua costringerebbe l'utenza PlayStation a riacquistare i suoi stessi titoli su PC. Ma vediamo di esaminare la cosa. È vero infatti, sostiene Phil Spencer, che effettivamente i giochi Xbox sono disponibili contemporaneamente o quasi anche su PC, e quindi in sostanza se una persona che ha, per esempio, Forza Horizon 4 su Xbox Serie X o su Xbox One, non deve riacquistarlo su PC, ma semplicemente riscattare lo stesso codice perché già lo ha acquistato su Xbox. Invece Sony starebbe, secondo Phil Spencer, costringendo l'utenza a riacquistare i suoi stessi titoli già presenti su PlayStation 4 anche su PC, una seconda volta. È successo nel caso di Days Gone, di Horizon Zero Dawn e di Death Stranding, che sono usciti su PC, ma che devono essere acquistati a parte come giochi PC standalone. Il fatto è che, onestamente, se mi posso permettere, la vedo un po' diversamente, perché quello di Microsoft è un ecosistema che l'azienda di Redmond vuole perseguire, ovvero tu acquisti un gioco, non importa su quale piattaforma, te lo ritrovi su tutte le piattaforme, e questo va bene, è un sistema che funziona, e anzi ci si è chiesti più volte se la cosa non sia fatta in perdita e che sia sostenibile o meno. Ma per quanto riguarda Sony, la volontà di riproporre i suoi titoli più di successo anche su PC è in realtà un modo come un altro per far giocare l'utenza PC che non ha di base una PlayStation 4, che potrebbe non avere una PlayStation 4, ai titoli più di successo, appunto, per cercare magari di capire che forse passare a PlayStation 4 potrebbe essere una bella idea. E magari a PlayStation 5, essendocene. Fateci sapere qui sotto che cosa ne pensate voi, se effettivamente, se acquistate un gioco che prima era esclusiva PlayStation 4 su PC, magari è perché non avete avuto la possibilità di giocarlo su PlayStation 4 non avendo avuto una PlayStation 4, non avendo attualmente una PS4 o una PS5. E anche per questa settimana, in particolare questa settimana, con il particolare motivo che si tratta di una puntata delle news speciale, forse un po' più breve, forse un po' più lunga, vedremo come verrà fuori poi alla fine, dedicata in parte agli eventi
E3 2021 che abbiamo seguito con voi e che continueremo a seguire, ve lo ricordiamo, anche stasera per l'evento Xbox più Bethesda e a seguire quello Square Enix. Non mancate, cliccate sul link nel primo commento in evidenza e prenotate l'evento, che è gratis ovviamente la prenotazione, però mettete il promemoria per l'evento che vi interessa. Stasera Xbox più Bethesda, poi Square Enix e poi chiacchieratona con Sedonis Abate. Alla prossima!